ma i miei timpani SOS, SOS acufene. Il trono lo facciamo dopo. Sas, sas stata. Sono Antonella, ho 22 anni. Sono Antonella, minghia, sono Antonella. Ho altre ferite dopo, sono Antonella, ho 22 anni. Sono sposata con Blasio e ho due bambini. Con Blasio? Con Blasio? Ma che cazzo, ma che nomi sono con Blasio? Mi chiamo Placido. Ho 27 anni, faccio l'allevatore. Con Placido? Si chiama Placido? Poi questo ha 27 anni? Mica in contromano gli ha presi 27 anni! Azzo, micchio, Placido! Micchia Placido, qua con le birrozze ci abbiamo andato dentro, eh! Placido! Ae, azzo! Abbiamo fatto la scappatella. È stato poi tutto un gioco, perché magari tu a quell'età non hai la coscienza di capire. Ed è nato Angelo. Scusate un attimo. Ma la madre ha 22 anni, il figlio ne ha 9. Vuol dire che è rimasta incinta a 13 anni? Scusa, lei ha 22 anni. Momento. Scusa un attimo. La mamma ha 22 anni e lui ne ha 9. Se il calcolo non mi inganna, vuol dire che ha partorito a 13 anni. Quindi l'ha messa incinta a 12. Ma scusa, ma non si va in galera per una roba del genere? Cioè, scusa un attimo, lui ne ha 27. Vuol dire che cioè, lui ha 18 anni e ha messo incinta una di 12. Ma come, scusa? Lui ha 18 anni e ha messo incinta una di 12. Ma scusa, è illegale. Ma non è illegale. Magari ne aveva 17, allora 17 anni lui ha messo incinta uno di 12. Non è illegale, scusami. Magari hanno sbagliato con l'età. No, scusa un attimo. Quanti anni ha detto che ha la madre, scusa? 22 anni. No, 22 anni, raga! Ho 22 anni! Ha detto che ha 22 anni, raga! 22, non 32, 22! Cioè, lui ha 17 anni e ha messo incinta una di 12! Come ha fatto a non finire in galera, scusami! È arrivato Giuseppe. No, perché hanno detto che hanno avuto la scappatella, quindi non può, non è possibile che l'ha adottato. Angelo è testardo. O mangio e giochi. Ma poi due ne hanno. E meno. E di che dobbiamo mangiare tra un po'? Giuseppe mi piace la tenacia. Vai bambino, lavoro in fattoria, l'istruzione non serve. Di solito ho scritto Angelo perché lo vorrei più responsabile. Ma come sarebbe, scusa? Vedi che freddo che c'è, già siamo, forse. Ma responsabile. Ma poverino, ma che cos'è? Cos'è il. Ma responsabile, ma 9 anni! Angelo ha un rapporto più chiuso con il papà. Oh! Tu vieni qua. Ma anche me, no? Ma cos'è? Ma che è? A 12 anni vorrei fosse più responsabile. Oh! Oh, vieni qua! Coso! Giuseppe è più coccolone. Giuseppe! Poi pomodoro tu! No! Dei due credo che Giuseppe sia il più appassionato agli animali. È il ladro di pecorine, il ladro di pecorelle. Stavo per dire di pecorine. È il ladro di pecorelle. Non riesco a gestire perché fanno, ti ripeto, quello che vogliono. Giuseppe! Non ti allontanare! Peppe! Signora, cazzo vuol dire Giuseppe non ti allontanare? Cazzo, non è che un bambino di 9 anni. Non ti allontanare! Si è allontanato, ecco.
Giuseppe, non ti andare lontano, eh! Non ti andare lontano! Sono un po'... hanno un po' di timore. Peppe! Hanno un po' di timore, li prendi a sberle, grazie al cazzo! Prendi che ti vuole papà. Che ti vuole? Non lo so. Cioè, ti rispondono anche male. Mi aiuta a fare il cielo. Dai, 5 minuti. Abbiamo bisogno di una donna. Voi avete bisogno di tante cose, tra cui anche un consulente matrimoniale. E anche il quartier generale dell'età. Chi sono io? Al centro di recupero per bambini. Vedi lei, sbagliato, un coniglietto! C'è da una volta una principessa. Secondo me a sto punto il nonno ha 30 anni a questo punto. Pensate che la famiglia con più avi ancora vivi è una famiglia che, se non sbaglio, è, credo, in Romania, che fanno praticamente un figlio ogni volta a 12 anni, quindi praticamente adesso sono arrivati che la madre ha tipo 12-13 anni, la nonna ne ha 24, immaginate essere nonna a 24 anni, la bisnonna ne ha 30, era tipo 36-37, alla mia età, bisnonna, c'è la trisavola, una tipo 48, la quadrisavola, una sessantina, e c'è anche la mamma della quadrisavola che ha tipo una 75, una cosa del genere. No, è vero, è vero, la trovate anche su internet se cercate. Cioè, voi immaginate essere bisnonni a 30, 36 anni, bisnonni, nonni a 24 anni, ti presento mia nonna. No, lei è troppo grande per andare con mia nonna. Lei ha 40 anni, mia nonna ha 24. È troppo grande, ci provi con la quadrisavola. Mia nonna è troppo giovane per lei. La nonna ha 24 anni. E la immagino a Natale, che bordello. Saluta la mamma della nonna e della zia. Sì, è bellissimo per le riunioni di famiglia, va. Le orecchie... su o giù, come vi piacciono a voi. Qui c'è sempre la bambina sotto gli effetti della droga, tra poco la vediamo. Ecco qua la bambina sotto gli effetti della droga. Cosa c'era in quel coniglio? No, ma credo fosse in Romania, ma non sono sicurissimo, Samiro, non sono sicurissimo. Devi cercarla, trovi su internet. Ciao Tate, sono Antonella e ho due bambini. Ciao Tate, Antonella, sono... ho 22 anni, ho un bambino di 18 anni. È nato subito dopo che io sono nata. Io appena sono uscito dall'utero, puff, è uscito già mio figlio, tipo effetto matrioska. Angelo di 9 e Giuseppe di 6 anni. Angelo è un bambino molto chiuso, Giuseppe invece al contrario è un bambino molto espansivo. E quindi non vanno d'accordo tra di loro, mio marito è tutto il giorno fuori, quindi li gestisco praticamente da sola. Quando mio marito invece è in casa, i bambini diventano tre. Quindi ho bisogno del vostro aiuto. Signora, ho capito, poteva non farsi mettere incinta a quell'età. Prego, aiutatemi. Mamma giovanissima. È grintosissima. Negli occhi di questa donna leggo tanta voglia di cambiare le cose. Se vi va bene, indosso la mia mantella e corro da questa famiglia alle pendici dell'Etna. Ah, va lei! Buon viaggio, Adriana. E mi raccomando, copriti bene, farà molto freddo. Ci vediamo tra 7 giorni. In Sicilia. Lucia, hai la demenza senile. Smetti di dire cagate. Vado a far visita a questa famiglia all'equatore. Copriti bene, farà freddo. State qua. No, intanto una volta l'abbiamo visto, intanto. Adesso! Piacere, Adriana, piacere. Ciao, Adriana, piacere. Ah, oh, credevo Matteo. E fa per ricordatemi, ciao, che con Prime la sub è gratuita. Giuseppe. Lo ricordo, allora, spesso, ma non lo sanno quasi mai nessuno. Io in un angolino e noi facciamo finta che tu non è. Esatto, e io vi osservo attentamente. Inizia la mia osservazione. Vedi il padre che dà il coppino alla tatta. Educami i figli, stronza.
Placido va al lavoro e Antonella rimane in casa con i bambini. Va al lavoro, va giù in giardino, non ha l'orto, coltiva la roba. Ma dice, o scende? Tra mezz'oretta, almeno. No, no, devo scendere. Scendi, però non ti allontani da qua. Sì. Appena faccio non ti trovo, mi arrabbio. Decido di seguire Angelo e Giuseppe nel giardino. Premi punto esclamativo prime, se hai dei problemi, patato. Ma i bambini chi li sta guardando? Scusatemi, chi cazzo? I bambini chi cazzo li sta guardando? Scusatemi. Se il Palermo, se il termometro segna 8, beato te, qua a Bologna siamo in negativo. Ma scusa un attimo, chi cazzo sta guardando? Chi li sta guardando sti bambini? Camera me. I due bambini hanno due caratteri molto diversi. Sì, no, più che altro i due... Ha detto che devi far finta che non esiste! E lei fa, chi stai portando questo fiore? A lei, tata, io non esisto! Bambino scemo! Angelo è solitario. Giuri, ti ringrazio mille per i due mesi di risaldo. Un torneo, torneo per armate. È più il cappetto di tutti e tende a comandare. Grazie mille per la sappa, tato. Carino. Due minuti. Ti do un euro. Dai. Ti do un euro? Come ti do un euro? Super Suzuki, grazie mille per i tre mesi di risa. Bentornato tra opere armate. I quasar sono dei fenomeni che possono avvenire in stelle massicce o buchi neri che, accumulando un sacco di energia per la materia che ruota, sparano delle sorte di cannoni di radiazione ai poli che distruggono tutto. Ma scusa, li do un euro. Gli do un euro. Sali su, ti do un euro. 3 euro, va bene. Corruzione. Due euro. Richiamare i bambini offrendo loro dei soldi non è un metodo educativo, non è il modo di fare con i bambini. Ti do un euro, due euro. Te ne do 5. No. È una cosa che fanno spesso i ragazzini. E Antonella non è una ragazzina, è la loro mamma. Sì, ma è una ragazzina, 22 anni. Peppe, facciamo ancora una pagina di compiti, così finiamo. No. Te ne fai una, così te ne rimangono meno quando te ne devi andare a scuola. 2 euro, mamma. Dai. Antonella ha deciso che è il momento di fare i compiti e ovviamente inizia il tira e molla tra lui e la sua mamma. 2 euro. No, guarda, ogni pagina un euro. Andiamo in ordine, guarda. Questa qua che non hai completato. Ma per 2 me le fai tu. 2. A 2 le fa lei. Le altre 2 le fa il bambino. Ma che cos'è? 2 euro per salire in casa, poi 2 pagine le fa la mamma, le altre 2 le fa il bambino. Peppe. No, ascolta, una volta giochiamo va bene, poi però mi dai fastidio. Però sai che facciamo? Tu non andi ai compiti. Io glielo dico a papà. E ti chiudo in collegio. Ti chiudo in collegio. Mica le vecchie minacce, raga. Ti chiudo in collegio. Angelo! Ehi, mamma! E lui, sì, devo fare i followers! Qua. No, te li devi fare qua che ti devo vedere. Antonella fa i compiti al posto di Giuseppe. Ho l'impressione che sia ormai un'abitudine che Peppe con il posto di Giuseppe. Minchia, ho i compiti, raga. Colora e rigo. I compiti. Cioè, questi sono i compiti. Colorare una riga. Oh minchia, Az! Oh, deve fare la mamma, oh minchia, colora una riga. Ho l'impressione che sia ormai un'abitudine che Peppe considera corretta. Tu mi hai detto, Sandra, grazie mille per la sub, benvenuta tra le papere armate. Io sto facendo. No, facendo il compito ai figli, Antonella insegna ai bambini semplicemente di non prendersi le loro responsabilità. Ma non solo compito, ha chiesto di colorare una riga. Ma che compito è? Non c'è più compiti. Sì, sono là venerdì. Mamma, sono qui! No! Sì! Peppe! Ciao! Ciao! Con gli occhiali da sole! Ma quanto t'amarro! Ciao! Ciao, è 1-3, ho sbagliato. Ma penso che Enrico l'abbia scritto lui. Grazie, dammi tanto per il ride, patato. Non mi interessa. Tutto pasticciato. Che tamarro era il bambino? Che tamarro era il bambino con gli occhiali? Che si mette gli occhiali in gel? Mamma, vado a figa, ci vediamo dopo. È uno schifo, infatti. Schifo, lascia stare. Tanto mi pare da mio collegio, ma mi collegio a me. Sì, però anche se ti ricollegi a me, se adesso lo senti meglio. Questa complicità non è da mamma. Questa complicità non è da mamma, anche perché la tata non parla il siciliano, quindi non penso abbia capito un cazzo di quello che ha detto. Lasciali stare. Ha ottenuto solo 2 cose: innervosire Angelo e darla vinta a Peppe. Quando dicono è no.
Pum. Quanto si vede? Quanto si vede che imita il padre? Quanto si vede che imita il padre? Quando dico no e no, punto. Guarda che imita il padre. Imita tantissimo il padre. Mi vieni a aiutare un po'? Dove? Con le pecore. No, mi sento. Dai. Ma mi sento. Vieni a aiutare con le pecore. Ma scusa, è a scuola? È a casa? Si sta rilassando, cioè. Andiamo. Ah, così, diretto. Vieni a aiutare con le pecore. Mi secco, bip. Andiamo. L'ha disattivato. Angelo non ha voglia di andare in campagna, però è un bambino accondiscendente e quindi... anche con qualche piccola protesta, dopo un po' chiude. Mino, grazie mille per la sub, benvenuto tra le papere armate. Grazie Patato per la sub. Ma che fischio di merda è? Ma che cos'è? Cos'è sto fischio di merda? Cioè, sembra che lo fai con una dentiera. Muto, zitto. Basta, non li chiamare più. Basta, basta. La prima cosa. Tra l'altro noi siamo la prima generazione papere, siamo la prima generazione che ha dovuto affrontare coi genitori un grosso problema. Non poter mettere in pausa i giochi online. Che tua mamma ti diceva, è pronto, è arrivo mamma, sto giocando, metti in pausa, non posso mamma, è online, metti in pausa, non posso, siamo online, e lei non so cosa vuol dire, metti in pausa, non si può mettere in pausa un gioco online. Cosa che noto in questa trasferta campestre. Già, grazie mille per i 4 mesi di risab, bentornato tra le parole. È importante per un bambino sentirsi coinvolto e sentirsi ben accetto in quello che sta facendo. Io una volta, raga, stavo giocando a Dota 2, cioè ero già abbastanza grandicello perché avevo 23 anni, eh. Stavo giocando a Dota 2, c'era mia mamma di là che mi fa, Andrea vieni che è pronto, dico mamma sì, un quarto d'ora che finisco, arrivo, fa metti in pausa, dico mamma ma che cazzo la pausa di sta minchia, è un gioco online, e fa ma metti in pausa, ma non posso, e se metti in pausa è un gioco online, gli altri la tolgono e continuano a giocare, e loro ma digli che t'aspettino. Dico, sì mamma, sto giocando a Dota 2 o League of Legends, che cazzo che mi pare, e dico, scusate, vado a cena, aspettate un quarto d'ora. Dico, mamma, ma che cazzo? Placido potrebbe prendere spunto da mille situazioni per coinvolgere Angelo, ma non lo fa. Fortuna che ero già grande, sono riuscito a convincerla. In campagna ho visto abbastanza, e torno a casa per osservare Antonella alle prese con Giuseppe. Dove va? Vabbè, però mi fa giocare. Giuseppe. Zia. Ah, è il nipote? Come vuoi giocare tu? Io. Che no. Anche lo Dota, ero legend all'epoca. Vieni, mia. Non è tua. La cosa bella è che ho visto ieri il film di Joker, ragazzi, c'era questa canzone. You're riding high on Monday. Cosa che facciamo? Allora, siccome ci vogliono 20 minuti per sistemare la cena. Io vedo un bravo. Cosa ho detto? La cena. Cosa che facciamo? Allora, siccome ci vogliono 20 minuti per sistemare la cena. Ci vogliono 20 minuti per sistemare la cena. Io vedo un bravo. Hai rovinato. Placido propone un videogioco violento. Ha detto che fa paura, non violento. Io, mamma tua. Ha detto di paura, non violento. No. Dai. Gioca tu. Peppe ha paura del videogioco. E che cazzo ci gioca a fare? No. E a fare giochi tu. No. Gioca. Anche la faccio. Ma poverino, ma perché devi far giocare a tuo figlio? Ma perché devi far giocare a tuo figlio un gioco horror? Ma scusa, ho paura, vai, gioca! Gioca Resident Evil 2, vai bambino! Dai, non ti mangia il mostro. Dai, non ti mangia il mostro, ma grazie al cazzo! Anche Nino è perso! Dai, io! Ma ci sono i Rammstein di sottofondo? No raga, ma che cazzo è sta puntata? Ah, guarda Peppe come gioca, va! Sì, Peppe voglio vedere uno sfondo mostro! E mi sembra che Peppe si sforzi a giocare solo per compiacere suo padre. Ma è vero, io ce lo ammazzerei! Dai, ma forse mi vuoi ammazzare, dai. Ma io non ce la faccio. Ma te lo ammazzai? Angelo, che ti mangi tu? Tu che vuoi? Ma il bambino come concentrare così dice, oddio, morirò.
Angelo, tu che vuoi da mangiare? Guarda cosa. Pa! No. Ma che fai? Te scagno, do io. Hai paura del gioco? Ma poverino, è un bambino! Hai paura del gioco? Ma cazzo, è un bambino! Ci avrà 9 anni, è normale che ha paura dei giochi horror! Ma che cazzo vuol dire? Che hai paura di un gioco? Là fuori ci sono cose molto più pericolose di un gioco! Ci sono pazzi, assassini, maniaci! Ogni volta che esci potresti morire, figliolo! E vedi il figlio... Ah! Vergognati. Ma sei proprio... Vergogna. Pure ad Angelo fa paura il gioco, però avendo un altro carattere, Angelo si ribella e dice che non vuole giocare. Ci gioco io, però tu devi guardare. Ma perché? Ma perché? Devi guardare, bambino stronzo, devi superare la paura! Il miglior modo per vincere la paura è affrontare la paura stessa! Hai paura dell'altezza, lo prende per una gamba, lo mette fuori al terrazzo, siamo al 6° piano, hai paura? Sì, papà, tirami su! Il miglior modo per affrontare la paura è combattere la paura, vinci le vertigini! Ma che cazzo? Io sì! Tu guardi. Vediamo. Ma che gioco è? Voi sapete che gioco è? Ma guarda, ma quello non ti spaventa, tu sì, guarda. È la signorina, è cacchina. Cacchina, sì, è cacchina. Questa missione di paura invece viene... Poretti, grazie mille per la sub, benvenuto tra le papere armate. Grazie, patato. Questo atteggiamento non fa bene ad Angelo, non lo fa sentire accettato ed è un bambino sensibile, Angelo. Bella la cena a base di Wurster Crude. Fuori ci sono cose che fanno più paura, le tasse. Esatto, esatto, grazie Bricir. Per noi streamer il mostro sotto il letto si chiama cartella esattoriale, man. Noi la notte sogniamo cartella esattoriale, man, che ci viene a cercare. Oramai l'uomo nero ce ne fottiamo. Osservo la cena e nulla va come vorrei. Antonella non si siede mai, lei è la cameriera in questa cena. Minchia, a cena a base di Wurster e vino. È placido, parla poco, si serve, mangia, insomma. Mio padre mi lanciò dalla barca nel lago per imparare a nuotare. Se ti vuoi vendicare, quando sarà anziano, lascialo al supermercato e poi te ne vai, così... Ragazzi, io l'ho detto anche l'altra volta, avete idea di quanti genitori si stanno vendicando dei nonni stronzi? Io ci ho fatto caso, ragazzi, molto spesso nel supermercato ci sono le nonne e i nonni dispersi che non capiscono più un cazzo perché i figli li hanno abbandonati lì. No, ragazzi, guardate che io ci penso veramente, i nostri genitori, quelli nati dalla generazione dal 60 all'80, che sono più o meno i miei genitori comunque... Adesso che sono adulti, secondo me si stanno vendicando dei nonni, perché quelli nati dal 40-60 erano stronzi e figli li menavano. Secondo me adesso i nostri genitori si stanno vendicando dei nonni, che c'è il nonnino di 90 anni al supermercato e il figlio. Ma hai menato quando ero piccolo, vaffanculo, se ne va via, vaffanculo, ti lascio qua, vecchio di merda. Deve essere tutta un'altra cosa. Una ruota che gira, ragazzi, se tratti di merda tuo figlio, quando tuo figlio è adulto tratterà di merda te. Se bruciamo. Oh, ma sembra una maniera, sì. Tu mangi. Bruciamo male. No, non ne voglio più se bruciamo. Minchia, sta cena è a base di Wurster, croissant carbonizzati e vino rosso. Mi sa che Placido è proprio abituato a prendere in giro gli altri. Che succede dopo? Perché mi picchiano meno. Ah, domani esce un film nuovo? Ma ci guardo. Presti. Ci guardo sicuramente. Le pare a banga. Questo non fa bene. Mi piace che sia tutto sottotitolato. Bene, né alla madre, né anche ai bambini, perché insomma è proprio il padre che deve insegnare a rispettare la madre e Placido questo non lo fa. Non va bene un cazzo, da quando è arrivata qua che non stava facendo altro che dire non va bene. Ma già faccio la lavare. Ti metto la sciamba, perché poi te ne bevi mezzo bottiglia. Aspetta che ce l'ha qua calda. Ti è ghiacciata. Fai il bagno a tuo figlio a quell'età. Durante la doccia di Angelo ho proprio la conferma che in questa casa il ruolo sì, la sabbia è gratuita con Prime ogni mese se la rinnovi. Sì, assolutamente. Per quello lo dico spesso, la sabbia è gratuita, perché molti non lo sanno. Sì, è gratuita ogni mese se la rinnovi. Giustamente, rompiamo il cazzo al figlio, si sta lavando l'acqua gelata in testa. Ah, vai. Dai, papà, facci ghiacciare.
Placido si comporta proprio come un bambino. Insieme a Giuseppe, a volte durante i loro scherzi, sembrano proprio una mini gang. No, non acido, Placido! No, te l'ho buttata mai a te. Te? Non ero io. Te, tu, avete visto? Non è vero, ora mi ha visto lui. No, e allora? Non sono stato io. Ma mi sa che c'ho molto da lavorare. Ma proprio tanto, te lo dico! Tu, quello che ci dici sei tu. Tutti rotti sono. Hai trovato sempre così. E non mi hai mio amico. No, l'hai rotto tu. Te. Lo stai vedendo? Lo stai vedendo che l'ha rotto. Sarò sincero, secondo me questa famiglia non è aggiustabile. E non ti voglio bene più. Ma dai, che merda! Ma che cazzo è? A dire a un figlio, non ti voglio bene più. Hai capito? Non ti voglio bene più. Hai capito? Ah, sì, va. Ma poverino, ma dai, ma scusa. No, ragazzi, sarò sincero, questa famiglia non è aggiustabile. Ci vorrebbero mesi e allora, mesi. Allora, bambini, ci vuole qualche regoluccia per vivere tutti meglio Ci vuole insieme. Mesi e mesi. Prima qua, regola. Per sistemare, non basta una più settimana. Più giochi e meno scherzi. Possiamo giocare tanto e magari prenderci un po' meno in giro. Va bene, vado a togliere le tagliole da davanti al bagno. In casa? Chi si aiuta? Cosa vuol dire? Chi si deve aiutare la mamma? Si devono aiutare i fratelli? Bisogna imparare a essere un pochino più rispettosi, no? L'uno dell'altro. Chiaro, Peppe? Ci si aiuta? Vediamo, questa la facciamo. Scusa, ma perché non stai più pubblicando le live su YouTube? Grazie per il cirpatato, ho un nuovo canale, Andrea del 1988, Tube. Leggere al papà. Cosa dici? Apriamo le orecchie. Che vuol dire? Cosa vuol dire? Che si ascolta. Apriamo le orecchie. Quindi se qualcuno ci fa delle domande, si risponde. Apriamo le orecchie, è il minimo. Non lo trovi, aspetta. I bambini fanno i grandi fanno i grandi. Perché i bambini un giorno diventeranno grandi e quindi devono un pochino anche imparare a vedere, insomma, come si fa a essere grandi. E questo è quello che devono fare i vostri genitori. Tienetelo link, guarda. Ecco qua, te l'ho linkato. Crescere le piante senza il sole. Te l'ho linkato qui sotto. Se ci fosse il sole 24 ore al giorno si brucerebbe. Willy, grazie mille per la sub, benvenuto tra le papere armate. E anche noi possiamo essere diversi, però ugualmente importanti. No, io non ho skippato il colloquio dei genitori, è nata così la puntata. Non l'ho skippato, forse lo fa le dopo. Le regole che ci ha dato la tata sono molto giuste. Fino a questo momento non si era capito bene chi erano i grandi e chi erano i bambini. Tu sei il bambino. Qua non ci sono adulti in questa casa, ho zero. La regola di aprire le orecchie mi è sembrata la più difficile perché magari sia io che Placido a volte per paura tendiamo a far finta di non sentire. Non trovi il canale, te lo linko, ecco qua di nuovo. È importante che un bambino faccia i compiti da solo proprio per imparare. Peppe, siccome piove, non potete scendere, Indra, ci facciamo due pagine di... Indra. I compiti. Due. Indra, tutta l'acqua a casa. Ti prendi e ti fai due... Ho dovuto cambiarlo per problemi. Fuori non puoi scendere a giocare. Sammy, grazie mille per i cir, grazie mille. Dai. Due pagine. Patata. Così ci sbrighiamo. Così quando torni a scuola non ce l'hai più da fare. No. La cosa importante con i bambini è innanzitutto spiegare il perché delle cose. Casomai li puoi proporre. Dai, facciamo questo perché dopo facciamo una cosa divertente. Ah, ho capito. 2 euro. Ti do 2 euro. Vieni a fare i compiti. Ok, vediamo. Ok. Ce ne facciamo una. Ti aiuto io. E poi dopo giochi. Va bene? Ne facciamo una, però la dobbiamo fare tutta. Va bene? Ah. Non si trova forse perché è ancora piccolo. Che fangio. Una. Facciamo una pagina di compiti, raga. Una. Che è colorare le righe. I compiti. Grazie per il patato, che carino, grazie mille. Ma dei secchi, che vuol dire dei secchi? Se ti dico una cosa, che in quel modo, Angelo, basta. Scusa un attimo, Angelo le mani le ha? Sì. Perché li porti tu? Attenzione. Attenzione, perché qui al prossimo errore, trac, ti amputo un ditino. Da adesso in poi ogni errore, tic tic tic, via le ditina. Attenzione. Perché questo non è un gesto d'amore,
Angelo, vai a prendere lo zaino che prima me l'hai buttato ai piedi. Lo prendi e ti fai una pagina di compiti. E basta. No, Angelo. Angelo. Dai. No, senti, pundine, no, che pundine. Sai poi che compiti. Due e tre. La mamma fa la mamma. La maestra fa la maestra. Dai la consegna, assicurati che lo facciano, che si mettano dietro a farlo. Dai. Dai, propositiva. E poi mi suono l'adagio. Io non ne faccio compiti. Tu neanche giochi. E non mi interessa. Non me ne faccio mai compiti, mai, mai, mai non me ne faccio. Ricordaglielo, che se non finisce la pagina, non può venire l'amico a giocare. Prima finisce e prima viene Angelo per giocare. Se non finisci di qua, Angelo non viene. Te lo fai ripetere da lui? Sì. Ripetimi cosa ti ho detto. Se non finisci, non verrà Angelo. Sì, se non finisce il compito, Angelo non viene. Vabbè, ma te fai i compiti. I compiti, chissà cosa sta facendo. Angelo, Angelo li sta facendo. Vai da lui un attimo, falli sentire che comunque ti sei accorto che ti ha dato retta, ok? Bravo. Vai che sta finendo. Che cazzo è un cane? Bravo, 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 biscottino. Angelo non viene a guardare. Sta cancellando tutto. Non viene Angelo, non giochi. Peppa un po' più di coccio, no? Però comunque ho capito, grazie ai consigli della tata, che se lui non fa quello che gli dico io, non ottiene quello che vuole. Minchia, ti serviva la tata per capirlo, zia. Oh, buongiorno. Ho finito. Yeah. Bravo. Sbagliato. Anna, le faccio pomeriggio i compiti? No. Siccome Giuseppe non ha finito i compiti e Angelo qua non può venire, vai un po' tu a giocare là. No, la Angelo piccola. Sì. Completi questo e poi chiamiamo Angelo. Sì, ma una volta le facevi di pomeriggio. Ma poi che compiti sono? Sono compiti, sono due pagine da colorare. Cioè adesso abbiamo deciso che le dobbiamo fare ora. Basta. Con sotto la musica apocalittica. Facendo il pollo. Devo lavorare su questo. Devo riuscire ad impormi con lui. La prima volta che mangiamo senza televisione. Sarete senza TV? Sì. Che non era neanche una delle regole. Però vedi, la mamma e il papà ci sono arrivati da sola a questa cosa qua. Però un po' di conversazione, eh? Vabbè, tata, non rompere i coglioni, se non hanno un cazzo da dirsi, cosa dobbiamo fare? Scusami. Tavola, bisogna collaborare e dialogare perché non siamo in una mensa. Marilla, ci voleva scrivere con la zia Rita in un programma. Io dico, non... Vuole scrivere a zia Rita in un programma, Temptation Island. Angelo, sai che stamattina ho controllato bene le orecchie di papà e sono belle aperte? Parla anche con lui. E a lui piacerebbe molto sapere della tua giornata, delle cose che fai. Vedi il padre che fa? No, no, in realtà non me ne frega un cazzo. Sto mangiando, non mi rompete i coglioni. Si gira verso la tata e fa: no, a me non frega un cazzo in realtà. Va bene lo stesso. Non lo sto ascoltando. Stai ascoltando? Sì. Ma racconta certo. A papà. E così devo raccontare quello che... Quello che racconti alla mamma. Ah. Allora, sono entrato. Angelo, che non ci voleva fare? Ah. E se ne è sceso la sala. Vabbè, la tata fa quello che può, ma ripeto, ragazzi, sta famiglia non è correggibile. Tata? Sta famiglia non è correggibile, ragazzi. Non è. Sì. Fidatevi. A un certo punto Antonella mi chiede di parlare con lei, ad Angelo, delle sue difficoltà con... Sì, sì, lo lascio di dialogare col papà. Sì, devo dire, io faccio così. Vabbè. Non diciamo così. Mi butta l'acqua in faccia, mi mette il ghiaccio nella schiena. Ma che cazzo è? Ma povero bambino, ma cos'è? Ma la caserma, ma subisce bullismo, ma che cos'è? Non ti voglio giocare. Sì, però ti voglio dire anche rispetto ad altro, tu non vuoi parlare con papà neanche di cose di scuola o di altro. A lui non gli interessano.
Però tu hai provato a chiederglielo, papà. Ma non è che questi elementi rappresentano tutta la Sicilia, eh. Queste sono persone fine, non è che, cioè, non è che questi rappresentano la Sicilia, cosa vuol dire? Vabbè, mi dice, guarda il computer, bravo, bravo. Sembra che il computer, bravo, bravo. E si telefona. Se io glielo dico e lui non mi ascolta. Di altro, cosa... Io ho detto tutto. Ma ascolta, ci hai mai pensato che forse papà abbia anche lui un po' di paura di affrontare qualche argomento con te? No. Perché sai che a volte succede che noi vediamo i nostri genitori grandi e pensiamo che hanno le risposte a tutto. Ma... No, guarda, suo padre non ha risposto a un cazzo, fidati, proprio a niente. Ma non è sempre così. No, ma in questo caso non è proprio così, in generale. Non ci hai mai pensato? Tu glielo dici? Gli parlo, lui. Guardi come... Sì, va bene, va bene. Gli dico, ho preso ottimo oggi. Va bene, non mi interessa. Però capita. Siamo come staccati. Ascolta, c'è qualcosa che tu non hai mai detto a papà che vorresti dire? La carico sul nuovo canale YouTube, patato. No. Tu non gli hai detto come ti fa sentire, è vero o no? E cosa gli devo dire? Che non mi fa sentire bene? Ma dai, no, c'è il ghiaccio alla schiena, i coppini, lo ignora, come ti fa sentire? Cioè. È così che ti senti? Ti spezza il cuore. Ti spezza il cuore? Perché? Perché voglio dare un bacio, io non ho. Non gliel'hai detto? Allora, questo è quello che devi dire a papà. Questo è quello che gli devi dire. Che ti spezza il cuore. Però mi devi vedere la mamma, allora ce la faccio sola. Ma poverino, sto bimbo! Devo dire che la situazione in casa Atanasio sta migliorando. Quello che manca è costruire questo ponte di comunicazione un po' più efficace tra Angelo e Placido. Chiave mormorava, calmo e placido. Inizia un nuovo giorno in casa Atanasio e la prima cosa da fare è lavarsi e vestirsi in autonomia. Prima lui. Andiamo, andatevi a lavare e andatevi a vestire. Dai, all'inizio mi sentivo impacciata perché volevo toccarli e tenerli. Ti metti la toglia così. Rick Grimes, grazie mille per i 3 mesi di risub. Bentornato tra le papere armate. Da soli. Grazie della sub, patato. Dai. Ancora. Dai, la faccia. Antonella, cosa ti ha detto? Cretina. Esigi un altro linguaggio. Questo non lo puoi permettere. Cosa ti ha detto Antonella? Cretina. Ripetilo di nuovo, bimbo merda. Ripetilo di nuovo, bimbo di merda. Che cazzo hai detto, strozzo? Mani in alto. Dammi tutti i soldi che ti ha dato tua madre. 20 euro, vaffanculo, dammeli tutti. Chiedi scusa alla mamma e poi continua a lavarti. No, guardami negli occhi. In faccia e mi chiedi scusa. Scusa. Non me lo ripetere mai. Guarda come è cazzata lei. Cazzo hai detto alla mamma? Brutto stronzo. Ma lei com'è incazzata? È indemoniata lei così? Cazzo hai detto, bimbo merda? Hai più. E lei brava. È stato bello vederli perfettini vestiti da sole, sì, è bello. Mi raccogliete tutto e mettete tutto a lavare nel cestino. Attenzione alle parole, mi raccogliete tutto. Cosa vuol dire? Mi aiutate. Stanno aiutando. Ma mi aiutate. È sottointeso che è un tuo lavoro. Casa ci si aiuta. Bravo, proprio così. Ma un bacio, ti sei vestito da solo. In sé. Sei vestito da solo, mica i progressi. Anni. Bravo. Ok, un bacio ad Angelo che si è vestito solo in 10 anni, ma... La mia tata è indemoniata. Vai da papà e falli vedere che la ti sei vestito da solo. Indemoniata. Forse capirà qualcosa. Forse riusciamo anche a... Papà, mi sono vestito da solo. Sì. Papà, mi sono vestito da solo. Brava, bravo, bravissimo. Fuori dai coglioni. Bravissimo. Sto scendendo, ciao. Spesso nella comunicazione, proprio nel capirsi con genitori e figli, è proprio la scelta metti. Delle parole, parole sì. Che è importantissima. Esatto. Ok. Hai visto? Mille modi per morire dalla tata. Ho deciso di mettere alla prova il papà. Addio, fallito, hai già fallito. Fallito al 100%. Placido, tu fai un po' fatica ad aprirti a loro e a coinvolgerli nelle cose che fai.
fino a qui secondo me non ha nemmeno capito cosa ha detto. Vorrei che tu portassi i bambini al caseificio, spiegassi a loro come si fa il formaggio, racconti degli aneddoti della tua tradizione, della tua famiglia, perché questa è la cosa più bella che puoi dare a loro. Siccome tu sarai con i bambini, vorrei che tu chiedessi ad Antonella di prendersi un po' di tempo per sé, magari una giornatina di relax, a fare quello che vuole lei. Di relax? Okay. Hai delle domande, Placido? È tutto chiaro? No, tutto. Ti senti chiaro. Pronto? Sì, sì. Bene, allora buon divertimento. Sì. Ok, ci voleva veramente la data, per cui non mi è scorso per nulla. Cosa? Andò? Dimmi. Mi porta i bambini a fare formaggio. Vabbè. Prende... Mi porto i bambini a fare formaggio. Che divertimento, babbo! Di una giornata e ti rilascio, ok? Va. Io vado. Attendo. Quando hai detto fai quello che vuoi, mamma mia, che di solito per andare a fare la spesa glielo devo dire tipo un paio di giorni prima. Quindi hai detto mamma mia. Allora invece dai, lo abituiamo anche a questo. I soldi per fare la spesa devo chiedergli 2 giorni prima, raga. Madonna, che cazzo di famiglia! Che cazzo è? Facciamo le provolette, chi la fa migliore, o tu o Peppe? Facciamo le provolette. Parità, no, ma quale parità? La prova con... Angelo e Peppe, pensavo che sarebbe stato un disastro portarli a caseificio, collaborare, e invece... Ho trovato 2 piccoli minorenni da sfruttare gratis! Dai, cazzo! Quando papà era piccolo, si è bruciato. E il nonno ti ha fatto? E nonno? Piano piano mi ha imparato il nonno. Per la forma immergete e girate. Mi ha imparato il nonno. Mi ha imparato il nonno. Nonno, mi hai imparato una cosa, grazie. Così, mi ha imparato il nonno. La vedi? La vedi? Piano piano. Gli fai. Guarda, piano piano. Piano piano gli fai la testa, guarda. Signora Cole! Già papà, facciamo le provolette come queste, da solo. Solo! Solo! Io non ci credo. Sì. Il nonno mi imparava e io piano piano... vabbè, il nonno mi imparava e io apprendistavo. Fin qua, fino a quando il nonno mi imparava... Io non facevo da solo. Ma ricorda anche la prova? Questo è bello quasi quanto spia ristorante Harry continua a scopare. Immergila. Ma è come la mia. Piano e mesh. Bravo. Piano piano, piano piano, piano piano. Così va bene. Bravo, va benissimo. E io me lo insegnavo. Mettiamole qua. E... Tra l'altro vorrei troppo andare in vacanza in Sicilia perché fanno del cibo troppo buono là. Li lasciamo riposare per un giorno e domani ce li mangiamo, ok? Va bene? Voleva farli ingelosirla. Placido, ti è piaciuta la tua prova? Abbastanza. Tu sei stato molto bravo nel raccontare la tua storia, nel coinvolgere i bambini, però secondo me ancora tendi a regalare più sorrisi a Peppe. Sei d'accordo? Sì, un po' sì. A me sei piaciuto. Durante hai fatto delle ottime provole. Questa prova, ho visto veramente dell'impegno. Che carini che siete fatte. Questo ho deciso siete belli. Grazie. Okay. Però bisogna lavorare. Lo specie farò. Con Angelo. Proprio così. Quando la Tata mi ha detto il 7, sono rimasto un po' colpito perché credevo che mi dava... Sono rimasto molto colpito quando la Tata mi ha dato 7, perché io a scuola non ho mai preso più di 3. Non sapevo neanche esistessero dei voti superiori al 3. Pensavo che 3 fosse il massimo. Mi ha dato 7. Un voto più basso. È abituata al 3. Placido e Angelo hanno deciso finalmente di parlarsi. Cosa mi devi dire? Ma che carino, Pingua, grazie. Perché?
caridi. Prendo quando prendo una cosa a scuola, pure ti voglio dare un bacio, tu con quel computer non mi vuoi e mi dice vattene. Non c'è bisogno di piangere. Non c'è bisogno di piangere, figliolo. Piangere non fortifica l'uomo. Non devi piangere. Stai zitto, imbecille, smettila. Fortificati. Perché papà ti vuole bene. Va bene? Perché... Ora vai a far la provola, muoviti. Che carini. Quanta scena AUV questa qui. Sei felice? Hai detto tutto, papà? Tu hai ascoltato con le orecchie? Certo. Che cazzo, cosa ascolti? Col naso? Il cuore? Apriamo bene le orecchie. La chiacchierata tra padre e figlio mi ha fatto molto felice. Perché all'esterno Placido ha questo atteggiamento un po' da macho, da uomo del sud. Però si è veramente aperto. E Angelo si è sentito finalmente ascoltato. Penso che vedere anche il padre emozionarsi sia una lezione di vita per Angelo non indifferente. Adesso che i bambini sanno fare i bambini e i grandi sanno fare i grandi in casa, perché non provarsi anche all'esterno? Angelo, vieni qua, dai, giochiamo. Venite qua. Che gioco è? Tira la fune. Vediamo chi è più forte. E sono da soli. Ok, allora le squadre sono... Angelo, Chiara. Stacca, perché diciamo che per stereotipo gli uomini del sud sono più rudi, però non vuol dire un cazzo, in effetti. È un modo per dire che al sud gli uomini sono un po' più rudi, ma in realtà no, cioè... Dipende. Abbiamo deciso le squadre. Dipende. Quindi magari abbiamo fatto capire ai bambini che giochiamo. Angelo, è un gioco, senza farsi male. Angelo! Dobbiamo giocare! Con la C, Angelo! Angelo! Okay. 2-1, vai! Però che siamo grandi, quindi... È come Squid Game, chi perde muore. Siamo quelli che teniamo il gioco, siamo stati quelli a decidere le regole, a decidere le squadre. Quindi loro hanno capito che sì, mamma e papà giocano, però sono i grandi. Quindi non era mai successo, perché di solito tendevamo a metterci sempre ai loro livelli, invece... Così, al mio 3 si tira. 1, 2, 3! Oh madonna, ma si ammazzano! Sì, ma non fatevi male, muori, stronzo! Tra un po' questi bambini si spaccano un anche e raschiano i denti! Ce l'abbiamo fatta! Visto che comunque siamo a Halloween, io ho portato un pezzettino della mia tradizione. Mi piacerebbe molto vedere voi lavorare insieme per fare qualcosa per abbellire la vostra casa. Una zucca! Ma con quale audio me lo stai dicendo? Ti piace? Beh, sì. Avevano bisogno veramente di poco, di una scintilla in più. È partita la tata. Siamo stati un'oretta bene, tutte e tre, senza alzare la voce, senza che litigassero l'un con l'altro. Quindi la rifaremo l'anno prossimo. Placido. Un'attività per far vedere anche che erano capaci. Io amo la follia Nightmare Before Christmas. Qualcosa. Sono bambini che sono abituati a ricevere molto e non hanno la possibilità di dare di loro spontanea volontà. La cosa è stata molto bella sia per loro che anche per me. Che paura! 7 giorni sono passati, il mio lavoro qui è terminato, è arrivato il momento. Ah, così!
la puntata prima, magari per problemi di copyright. Ma la tata si vede che era così rotta. La tata si era così rotta i coglioni che 7 giorni sono arrivati. È arrivato il momento per me. Fine. Ha detto fatemi andare via, mi sono rotto il cazzo di sto posto di merda, vaffanculo, addio, è arrivato il momento che ciao. Un attimo, vado al cesso papere. Così diretto.